Buongiorno, ben ritrovati. Realizzeremo un'altra ricetta base della pasticceria, la meringa all'italiana. La meringa all'italiana è una base per realizzare diverse preparazioni, tra cui le più classiche sono le mousse, il semifreddo o addirittura viene utilizzata per decorazioni. Ci serviranno per questa preparazione dello zucchero semolato, dell'albume d'uovo e dell'acqua. Una delle cose importanti è avere l'albume d'uovo fresco, ma nello stesso fresco di qualità, ma nello stesso tempo non freddo, ma a temperatura ambiente, perché deve montare bene e deve essere bello pulito senza all'interno delle contaminazioni di tuorlo. Per cui dovremo prima realizzare uno sciroppo con una parte di zucchero e con l'acqua, che il tutto porteremo in cottura fino ad arrivare a 121 gradi. E poi dovremo montare il nostro albume d'uovo con un'altra piccola parte di zucchero della nostra ricetta. Utilizzeremo una planetaria con una frusta con dei fili sottili. Metteremo in funzione la nostra planetaria quando il nostro sciroppo arriverà a 112 gradi. Utilizzeremo un termometro per il controllo della temperatura e man mano che lo sciroppo cuoce dovremo fare attenzione a non far bruciare lo zucchero sui bordi utilizzando un pennellino bagnato con dell'acqua e pulire il bordo intorno. Appena il nostro sciroppo è arrivato a 110-111 gradi, inizieremo a montare il nostro albume. Inseriremo pian piano il rimanente dello zucchero. Non appena il nostro sciroppo arriva a 121 gradi, lo toglieremo dal fuoco e lo andremo a versare pian piano all'interno degli albumi che stanno montando, diminuendo la velocità della planetaria.
aumenteremo nuovamente la velocità e lasceremo montare il tutto fino quasi a raffreddamento, temperatura ambiente sui 30-20 gradi. Una volta che si è raffreddata e montata per bene, otterremo la nostra bella meringa, bella compatta, da poter utilizzare come base in varie ricette. L'andremo a versare in un contenitore e la potremo conservare in frigorifero. La copriamo con della pellicola e la metteremo in frigo per ultimare il raffreddamento e poterla utilizzare.